Alessia e Gianluca sembrano avere la giusta intesa per continuare a vedersi. Sono Alessia, 19 anni, vengo da Monza, vicino a Milano e... Ma che bellina che sei! Tutto quanto giusto sembra. Sono una studentessa di pittura a Brera. Tutto sbagliato. La mia passione è sicuramente l'arte, ma non solo la pittura, ma l'arte in ogni sua forma. Sono arrabbiata, dipingo e sto meglio. Sono arrabbiata, dipingo e sto meglio. La capisco un sacco. Perché anch'io sono un artista. Triste, dipingo e sto meglio. È letteralmente la medicina, la cura a qualsiasi cosa. Creare qualcosa e mettere impegno in qualcosa proprio di creato è davvero una medicina per le emozioni infinite. Io lo consiglierei veramente a tutti. Compratevi quella schifo di sabbia cinedia quando siete in un negozio di giocattoli, compratevi uno slime, compratevi del pongo, dei piccoli Lego e mettetevi sulla vostra scrivania al lavoro e vedrete. Ho paura che molte volte i ragazzi o le ragazze si fermino all'apparenza. Non voglio essere bella, cioè non vorrei avere un bel corpicino, un bel visino, io sono molto di più. Che cazzo era quello? Buonasera. Grazie. Che bel sorriso. Grazie. E tu? Io sono Barbara. Oh merda, c'è stato un rilancio. Che bel sorriso, anche tu. Zero. Alla mettere. Alessia, Alessia, ben arrivata. Vuole darmi il cappotto? Va bene, giustissimo. Nonostante l'apparenza, che possa sembrare un angioletto molto dolce. Non sembra un angioletto, sembra che ti incazzi appena qualcuno ti fa incazzare. In realtà sono una ragazza molto estroversa, non ho peli sulla lingua. Sono determinata. Non sembri un angioletto. Ho un aspetto spirituale perché sono buddista e quindi pratico la meditazione. E penso che sia una delle cure fondamentali per la salute mentale. Benvenuta. Grazie. Esce qualcosa da bere? Sì. Sono single perché sono complicata. Sono esigente. Si vede tantissimo. Grazie. Sono molto imprevedibile. È un po' pazza. Da dove viene? Non potete solamente andare all'artistico e starvi zitti. Non è già abbastanza fare gli artisti? Dovete pure parlare. E lo so che è strano sentir me dire questa cosa visto che sto parlando. Però... Milano. Come se l'immagina la persona che deve arrivare questa sera? Estroversa, aperta, un po' misteriosa, che non mi dia le cose subito, che non sia una persona facile, mettiamola così. Merda, l'hai già conosciuta, sai tutto. Mi piacerebbe tantissimo incontrare una persona che ha la mia stessa passione per l'arte, perché tutti i miei ex partner avevano qualcosa di artistico. La persona che sta per arrivare... Forse dovresti allora cambiare completamente. Portiere d'albergo, grazie dell'abbonamento. Mi ha lasciato questo. Ok, piacerebbe molto incontrare una persona simile a me, quindi dinamica. Estroversa e misteriosa. Vabbè, ma estroversa non vuol dire che tutti i tuoi segreti li sbandieri, vuol dire anche che magari sei estroverso per coprire un mistero, brutto idiota. Che non sopporta la monotonia con diversi interessi. Oddio, non so come reagire in questa situazione. Fai così e vedrai che saranno molto più a disagio gli altri che te stessa. No, fantastico. Ok, spagnolo, è latino. Ok, mi fai sentire... Quindi? Non originale, non speciale, ma nel senso di vivere questo amore con te. Sono curioso. Ma che schifo di desktop. Ok, so. E c'è scritto "Este es el lugar donde iremos juntos", quindi questo è il posto dove andremo insieme. E se vi fate schifo al cazzo?
cosa che inizio un po' a sperare e anche sognare. Allora partiamo bene? Sì, molto, molto bene. Io voglio veramente fare quattro chiacchiere col montatore in una stanza dove non si può uscire. Luca, ho 28 anni, vengo da Mantova e faccio il personal trainer. Che brutto che sei. È proprio brutto. Scusatemi. Ginnita domenicana da parte di mamma. Mio padre invece è siciliano, quindi sono isolano proprio al 100%. E di arte, cosa ti piace di arte? Si dice dei latini che siano dei latin lover. In alcune fasi della mia vita tendo ad avere questa parte, questa componente latina che in cui traspare e si vede. Rimorchio abbastanza. Buonasera. Gianluca. Sì? La stavamo aspettando. Ultimamente cerco una ragazza con cui costruire un qualcosa di serio, non la solita ragazza da rimorchio. Che palle. Che eleganza. Ma, minchia, a me questa frase mi fa incazzare. Perché molto, molte volte alle ragazze che si proclamano come non da rimorchio serve invece un bel cazzo. Non da per sempre, ma solo un grosso cazzo che le faccia capire che purtroppo esiste anche il divertimento oltre al promettersi per sempre a qualcuno, che mette solo tanta pressione. Quindi boh, cerco una ragazza non da rimorchio. Certo, figuriamoci, però oh mio Dio. Grazie. Sta molto bene. Grazie. Sono single perché non mi accontento. Qualcuno lo ammazzi. Di musica latinoamericana. Beh, 666 Mott, bello. Grazie per l'abbonamento. Qui sono stanco di rimorchiare e tornare a casa da solo, e quindi sono single per questo anche. Nessuno lo segua, mai. In confidenza posso dirle che quello che ha regalato ha fatto colpo. Sì. Non farlo mai più. Ma che schifo stai cercando di fare, avere un'altra emozione oltre quella di quella che apre la porta? No, che cazzo hai fatto? Ma che paura, mi sono venuti i brividi. Ma che, no, non provarci mai più, cos'era? Cosa cazzo? No, ma che cazzo ha fatto, ragazzi? Quello che ha regalato ha fatto colpo. Porco Dio, che schifo! Sì. Meno male. Non parto l'attacco, lo studio il terreno. Eh? Ego. Che cosa, cos'era? Un rebus? La compagna. Grazie. Infatti per quello che è importante il dialogo, appunto per studiare la persona che è davanti. Studiare? Ciao. Piacere. Gianluca. Piacere. Come stai? Wow! Bene, tu? Merda, Darisart, ciao, bello. Grazie dei 25 mesi. Tutto bene. Grazie. È bellissimo. Ti piace? È una foto presa da internet con scritto qualcosa tradotto. Primo impatto sono freddo. Poi nel primo impatto sono freddo con un sorriso Kinder fetta al latte. Io non capisco niente. Un attimo di confidenza e esplodo in passione. In passione? Appena. Buonasera. Buonasera. Cresce delle bollicine? Sì, grazie. Grazie, sei molto bello. Eh? Ma non è vero. Tu sei molto carino, sai? Grazie. Grazie mille, hai un sacco di insicurezze su questa cosa. Anche io. Ma tu sei brutto, fai bene ad averle. Lei è, diciamo, a posto, cioè no, fa l'artista. Emozioni le vivo molto tranquillamente, molto in maniera leggera. Riesco a dominarle quasi sempre. No, sarà che non fa per me. No, no, sicuramente è bello, però non lo so. Tranne la paura e l'insicurezza. Tutti abbiamo insicurezza. Ci vediamo un difetto, ci vediamo sempre più brutti. Secondo me una donna forte è una donna che è riuscita attraverso diverse esperienze a conoscere il proprio valore e che non si fa mettere i piedi in testa. Se ti piace, voglio ti vedere da specchio. Sì.
Dipende dalle giornate, sai? Ok. Ci sono delle giornate che ho l'istinto di onnipotenza e dico oggi sono il più bello del mondo. Fuego al massimo. E poi delle giornate che faccio così, appunto molto a livello mentale. E l'estetica è magari basata sul momento, poi può morire lì. Ma io in realtà ho un vissuto abbastanza turbolento, quindi sono stato anche in sovrappeso. Proprio personal trainer, mi hai detto. La passione per diventare personal trainer è iniziata quando ero più piccolo, nella fase adolescenziale, in cui ero stato anche un po' bullizzato per il mio aspetto fisico. Ti piace, sì. È bello aiutare gli altri a trovare la propria forma fisica. Esatto, infatti. È bello. Ma è anche una sorta tipo di rivincita per le sofferenze. Sì, 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 sì. Ho sofferto molto a causa del bullismo, sì. Psicologicamente molto, sì. Ecco qua. E buon proseguimento. Grazie. La separazione dei miei genitori si accavallava, insomma, a quel periodo difficile della mia vita in cui ero in sovrappeso. Ah, ma già stanno insieme? No, no, si sono separati anche loro. Congiunto con una vita molto distante a causa del lavoro. Forse mentalmente ero... Che brutta separazione. Ho più concentrato su me stesso che sulla loro separazione, quindi inizialmente non ne ho... Molto più triste di quella là... litigata, secondo me. Ho risentito tanto. I miei genitori sono separati da quando avevo 3 anni. Come l'hai presa? 3 anni era difficile capire, no? Ho pochi ricordi. Già. Cioè, mi ricordo io che non volevo che si separassero, questo sì. La separazione dei miei genitori non l'ho vissuta molto bene, perché ero afflitta da tantissime paure. Dopo 6 anni mio padre si è risposato, ho avuto 2 figli. E io mi sentivo... non abbastanza. Mi sentivo sempre come il brutto anatroccolo della famiglia. A prescindere, sarò sempre grata a sua moglie perché mi ha dato le cose più belle della mia vita, che sono messa la mia. La mia verso l'amore è cambiata molto negli anni. Chiaramente da piccolina pensavo al principe, alla principessa. Poi sono cresciuta, onestamente non cerco niente di tutto ciò. Dove avere figli? Sì. Ecco. No. Come no? Non ti piace il bambino? No. Sono contro il matrimonio, non voglio avere bimbi, non mi aspetto nulla, basta che accetti la persona che sono. E poi io in giro, se da un bambino in una carrozzina, dico, oddio che bello, cioè, a me frega niente. Però, magari no, non sì, le... ma no. Vedi, su questo sono... a me sì, c'è proprio bambino. Che succede, Marco? Pensavo. Il principe Lorenzo trova la sua Beatrice. Al primo appuntamento. Pensa che culo. Sono Lorenzo, ho 26 anni. Vengo da Roma sul Lago Maggiore. E sono un principe che discendo dalla casata di Ferrari. Un'antica casata di Genova. Sembrava da Rocky. Sarei un parente alla lontana del duca Raffaele di Ferrari di Galliera e lavoro nel mondo della moda, lavoro come modello. Lavoro di fare tutt'altro che un principe, ecco. Quindi sono molto alla mano. Milano si dice molto shy, molto shy. Buonasera. Buonasera, salve. Io sono Barbara, la metro, lei è? Lorenzo. Vuole darmi... Si è fatto una cazzo di corona. Il cappotto? Sì, le lascio. Sì, certo. Ma io sapevo che i modelli non si facevano i tatuaggi. Io sono di solito molto esuberante, molto, molto vivace, ecco, però con le ragazze sono un classico figo gentleman. È arrivato in leggero anticipo, quindi è primo del tavolo, ma intanto magari può bere un aperitivo. Ti accompagno. Sono single perché so quello che voglio dalla vita e non voglio accontentarmi, ecco. Si vedrà che passerà una bellissima serata. Okay. Grazie. Ho letto una frase recentemente, come quando hai quasi tutto ma vuoi proprio il quasi. Che è l'opposto del dire di essere single perché non ti vuoi accontentare. Boh.
Ciao Marcolino, mi merito almeno un bacino per tutti i soldi che ti do. No, te ne meriti 4. Grazie mob. Gucci, oh, sta cantante, la detesto con ogni mio atomo, ma fa delle canzoni belle, cazzo. Vivo in Itta, dove sto studiando business. Il mio sogno sarebbe andare a vivere a Parigi. Ah, imagine look. Mi piacerebbe studiare moda. Parigi è bello proprio anche l'atmosfera, cioè sembra di essere quasi un po' in una favola. Beh, potrebbe essere un desiderio tornare a Parigi anche con il principe azzurro, anche se dicono che porti sfortuna. Chi? Non lo so, non ho ancora sperimentato. Buonasera. Buonasera. Beatrice, vero? Sì, basta. Walter White Twitch, come stai? Stiamo aspettando. Io sono Barbara, la mettere. Piacere. Gradisce che le prenda il cappotto? Sì, grazie mille. Principe azzurro penso sia comunque difficile da trovare. Però magari questo da qualche parte, non si sa mai. Allora, c'è già qualcuno per lei, quindi la accompagno. Grazie. Si chiama Carbone. Vorrei incontrare quel ragazzo che comunque ha quel fare diverso, quel dettaglio che lo differenzi rispetto agli altri. Preparati. Ciao. Ciao. Piacere, Lorenzo. Beatrice. Piacere, posso? Sì. Ciao. Prego. Queste sono per te. Prego. Di niente, figurati. Allora, quanti ne hai? 19. Io ho 26 anni, sì. 26 anni, abito sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Oggi li hanno accoppiati giovani con un po' più adulti. Tipo la tizia di prima era 19 anni e lui ne aveva 28. No, io sono di Genova, però sto io... Che orribile mazzo di fiori, vero? Io ho la mia famiglia arriva da Genova, e ti spiegherò nel corso della serata chi sono e chi non sono. Se ma gli occhi di un gatto sta tizia. Spiegherò. Ma guardate che strani. Forse della... Sembrano quegli occhi tipo a figa, avete presente, tipo quelli lastretti. Sarate chi sono, chi non sono. Ma che strani. Se devo andare da una donna, di fatto non arrivo a dire ciao, sono Lorenzo, sono un prince. No. Ti lascio i tatuaggi? Sì. Era l'angolazione, però sì. E tra l'altro questo qua che ho qua, che c'è scritto Ari, l'ho fatto con mia sorella. E lei è a B. Perché mi chiamano B. Posso chiamarti anche io B? Se vuoi, dai, ti do il permesso. Chiamo Amor, se no. No, meglio B. O voglio apparire forte come un leone, non sono fisicamente, però sono un patatone, ecco. Se tu dicessi che vorrei stare a tatuarmi tutto. Gli hanno messo i sottotitoli. Ah, ragazzi, i tatuaggi. Poi si fa tutto sul fisico, magari così proprio da... da sto configo tutto fumo nel tarrosto, ecco. L'hai detto tu però, no, no. Voglio apparire figo, voglio, io faccio, lo disco, lo faccio, però poi magari crollo anch'io. Se vuoi che non mangio tanto. Allora, diciamo che è un argomento un pochino delicato. Che palle! Vabbè, se voglio aiutarla prendo delle palle. No, io sì, non sono qui per non mettersi a tuo agio. No, anzi, se mi racconti, guarda. Io sì! Contarti un sacco di cose di me perché non ho mai passato neanch'io, anzi ce l'ho perso. Aveva detto, ha fatto la classica persona che dice è un argomento un po' perché dovevi stare zitto e farla continuare. Cazzo, sti modelli a non capire un cazzo. Quindi facciamo giù l'ingiurello, ci sei, 1, 2, 3, vai. Quindi il primo ho fatto io a raccontarti le cose, quindi ti do anche il gol, se no anche il 0-1, ti do anche il gol, sì, adesso puoi lasciarmi, cioè. Ok. Se trovassi una persona che mi ha detto a mio agio non deve fare nessun problema. Asino? Ha detto asino? Se trovassi una persona che mi ha detto a mio agio non deve fare... Ah, mio agio, boh.
nessun problema a parlarne del nostro genitale, del mio problema e niente. Quindi allora io quando ero ragazzino mi è stata diagnosticata la sindrome di Tourette di categoria B-, quindi è una categoria molto lieve. L'inizio è stato veramente difficile, avevo questa ipertensione, non sta... Si spiega tutto, ma anche degli episodi che abbiamo visto prima, in qualche modo. Ad fermo, questa irritazione motoria che avevo, stai in giro così, sai, non riuscivo neanche a stare in mezzo alla gente. Quando ero piccolino venivo magari deriso, all'epoca era tabù, no? Vedere un ragazzo che magari gli stendeva il braccio. E dopo, crescendo, ho saputo controllarla, ecco. E anche io ho saputo trasformare questa cosa in un lato positivo, in una forza, ecco. Però questo modo di fare, questo essere smart, questo essere tutto, è anche la mia sindrome, ecco. Questo essere tutto è parte della sindrome, quindi. No, la sindrome di Tourette ti dà una marcia un po' rispetto agli altri. No, la mia non è così. Fa niente, mi... raccontami, mi fa piacere. No, appunto. Sarei a coma. Falla parlare! Ah, posso sentire. Sì, no, anche appunto ora non ho più questa problematica, diciamo, però ho sofferto di problemi mentali. Ok. Io sin da piccolo ho un po' la cosa di che è sbagliato di dover necessariamente un po' piacere agli altri, che è un po' appunto un'insicurezza, quindi appunto è stato un po' difficile. Ok. Però adesso sono uscita, sto mangiando tranquillamente, sì. Mi piacerebbe avere una persona accanto con cui sei libera di poterti sfogare, di poterti aprire, di poter parlare, ecco. Quasi un confidente. Notato che mi hai raccontato, sei un po' a tuo agio. Money even with nothing on. I'm enjoying. Ho fame.